Una delle novità della serata di presentazione di Giulianova, del Real Giulianova, è stata una bellissima rassegna, una collezione di maglie di tutte le varie epoche del Giulianova, messe da parte con cura, con tanto amore, con tanto affetto e presentate per la prima volta tutti insieme stasera da Francesco De Santis che abbiamo con noi, che sapevamo che era un tifoso, ma non un super tifoso di questo tipo. Vabbè, un super tifoso, un Vabbè, tifoso. com'è cominciata la prima, la collezione, com'è cominciata? La passione l'ho sempre avuta, diciamo, quando ero piccolo le andavo acquistando, diciamo, maglie di Serie A, di nazionali. Forse la prima che ho acquistato è stata Bob Sport della Juve. E poi piano piano l'amico, la conoscenza, il giocatore, ho cominciato ad ampliarle fino ad avere maglie di prestigio tipo nazionali. Serie A indossate, che ne so, tipo Ibrahimovic, Vabbè, tutti i ma top invece quando hai player. deciso di passare alla squadra della tua città? Perché ho cominciato a capire che piano piano, sia quando scambiavo con una di Giulianova oppure ne prendevo una allo stadio, diciamo, la gratificazione più grande me le davano le maglie di Giulianova e non quelle dei vari top player più conosciuti. Quando ne hai messe da parte? In totale ne ho un'ottantina. Adesso piano piano dalle maggiori di Serie A le sto riducendo per far spazio solo a quelle di Giulianova e sono arrivato a una cinquantina solo di quelle di Stasera Giulianova. ne abbiamo potuti ammirare 18, perché ho fatto vestire tutta la Juniores e ringrazio con la scusa tutto lo staff che mi ha dato questa possibilità. questa è la novità della serata. Noi abbiamo fatto tante di presentazione, ma una rassegna di maglie così non c'era mai stata. Una cosa diversa dal solito, Diversa. Porti speriamo bene. vada avanti, sì, e porti bene soprattutto. Allora, poi ti hanno chiesto, giustamente ti reiteriamo la domanda: qual è la maglia che, insomma, prototipo, quella che rappresenta di più questa tua collezione, se tu la dovessi in qualche modo così indicare in una maglia? Allora, ti ho detto, quella a cui sono più legato personalmente è quella che mi portò oramai così, cioè, la persona che ci ha lasciato, la grandissima persona Mimmo Cistarelli, che non finirò mai di ricordare e di ringraziare. Mentre quella più significativa per Giulianova, per un collezionista e per un gioiese è questa qui di Danilo Di Vincenzo, che Eccola qua, diciamo, dire di Vincenzo è come dire Giulianova. esatto, Tutti tutti lo la conosciamo. ricordiamo, tutti ricordiamo lui. Fortunatamente ho vissuto la sua epoca e Abbiamo posso vissuto la sua epoca, possiamo ricordare i ricordarlo. gol Sì, eccezionali, bellissimi. Grazie, continuerai? Come non continuerò. Ma tu sei Anzi, chi vuole giovane, vuoi mettere da aiutarmi, il parte? numero mio c'è, la pagina è su Facebook, su Instagram, chiunque Facebook, voglia dai, contribuire, appunto. scambio vento. Grazie Grazie a tutti, Francesco, complimenti, buona serata. grazie.